2 anni il prossimo 27 giugno la Segreteria per la Comunicazione si riunisce nella sua prima assemblea plenaria per fare il punto sulla riforma dei media vaticani che il Papa le ha affidato e per riflettere sui percorsi, criteri, mezzi privilegiati per comunicare il Vangelo della misericordia a tutte le genti. Questo è il principale obiettivo del nuovo dicastero, ripete Francesco ricevendo in udienza i membri della SPC. Questo è il senso e l'urgenza di riformare l'intero sistema comunicativo della Santa Sede senza più indugiare. E non dobbiamo avere paura a questa parola. Riforma non è imbiancare un po' le cose. Riforma è dare un'altra forma alle cose, organizzarle di un altro modo. E si deve fare con intelligenza, con mitezza, ma anche c'è un po'. Permettetemi la parola, un po' di violenza, ma buona, della buona violenza, no? Ma riformare le cose. Il Papa chiede integrazione, gestione unitaria, ma anche la svolta definitiva verso le nuove tecnologie e la convergenza digitale. Il prefetto della Segreteria per la Comunicazione, Monsignor Dario Viganò. Noi passiamo da un insieme di strutture isolate, che al massimo potrebbe diventare un insieme multimediale, a quella che deve essere una struttura multimediale. Quindi la convergenza attraverso il linguaggio binario, il codice binario e soprattutto una gestione unitaria. Perché? Perché, per esempio, la linea editoriale fatta salva la responsabilità della Segreteria di Stato su alcuni segmenti che sono ovviamente comprensibili, poi ci deve essere una modalità unica per comunicare. Non dimentichiamoci che la riforma è la riforma dell'intero sistema comunicativo della Santa Sede. In una cultura digitale, in una convergenza digitale, noi non possiamo che in qualche modo abitare là esattamente dove gli uomini e le donne oggi abitano, cioè nella rete informatica. Ma oltre alla sfida digitale che viaggia sul sistema binario e sull'integrazione multimediale dei contenuti, il criterio guida di riforma su cui Francesco si sofferma è quello apostolico-missionario, con una speciale attenzione alle situazioni di disagio, di povertà, di difficoltà che chiedono soluzioni adeguate e uno slancio verso il futuro, perché la storia, il patrimonio di esperienze non possono diventare un museo bello da visitare ma incapace di fornire forza e coraggio per proseguire il cammino di riforma. Non lasciamoci vincere dalla tentazione dell'attaccamento a un passato glorioso. Facciamo invece un grande gioco di squadra per meglio rispondere alle nuove sfide comunicative che la cultura oggi ci domanda, senza paure e senza immaginare scenari apocalittici. Nello specifico, il Papa invita l'Osservatore Romano, che dal prossimo anno entrerà a far parte della SPC, a trovare modalità diverse per poter raggiungere un numero più ampio di lettori. Stessa esortazione per la Radio Vaticana, che deve adeguarsi al nuovo, pur continuando lo sforzo nei paesi con poca disponibilità tecnologica come l'Africa, di razionalizzare le onde corte, che, ribadisce Francesco, non sono mai state dismesse. Anche la Libreria Editrice Vaticana e la Tipografia sono chiamate ad armonizzarsi in questo nuovo disegno produttivo e distributivo, che presuppone, secondo il Pontefice, formazione e aggiornamento costante del personale. Letizia Soberon, psicologa ed esperta di comunicazione, membro del direttivo della SPC. Dobbiamo capire che non c'è modo di rimanere in quello che sapevamo dalla scuola, dall'università persino. No. Perché? Perché il mondo va veloce e bisogna persone veramente capaci, professionali, tutti. E quello che mi stupisce è che il Papa, che è una persona, diciamo, teoricamente, che ha un'età, eccetera, eccetera, è più dinamico di tutti e lo vede. È un pastore che vede lontano, che non sta guardando il giorno solo adesso. Lui si colloca nel futuro e da lì ci chiama. E su questo tutti dobbiamo sbrigarci. Non è comodo, non è confortevole. L'area di comfort va abbandonata e dobbiamo camminare.